Allora, stai lavorando per mio fratello? Ma com'è possibile che tu mi abbia preso in giro in questa maniera? No, non dovevi farmelo. No, no, ti giuro che non avevo nessuna intenzione di ingannarti. Le cose stanno così e ti prego di credermi, questo è l'ultimo lavoro sporco di Isaiah. Dopo quest'affare smetterà e si occuperà soltanto di lavori legali. Ti assicuro che lui mi ha detto così, me l'ha promesso. Tu volevi usarmi. Ma ti rendi conto che volevi usarmi? Ma no, Riccardo, come devo spiegartelo? Senti, ho voluto dirti tutta la verità perché mi piaci molto e per questo non volevo che venissi a Cucuta, per evitare di coinvolgerti. Ah, molto bene. Fortuna che ti piaccio. Se no, chissà in quale guaio saresti stata capace di ficcarmi. Pensa se qualcosa fosse andato storto. Per quale diavolo di motivo ci sarei dovuto andare di mezzo anch'io? Credimi, non c'è nessuna possibilità che vada male. Lo vuoi capire o no? Ah, il tuo ottimismo è sconcertante. Avete organizzato tutto questo traffico senza preoccuparvi minimamente di ciò che poteva accadermi. Non solo un gran bell'esemplare di fratello, ma anche una cara amica a cui piaccio moltissimo. Senti, per favore, credimi, Riccardo, io ti assicuro che questo sarà l'ultimo lavoro sporco per Isaiah, me l'ha promesso. Tu sei solo un'ingenua, magari. Se Isaiah è stato capace di ingannare perfino me, che sono suo fratello, tu credi che abbia dei problemi a prendere in giro te? Che stupida sei. Ti ha mentito, magari. Isaiah ti ha mentito. Accidenti, Riccardo, vuoi capirlo sì o no che stai sbagliando? Senti, quello che ti dico è la verità. Lo vedrai e mi darai ragione. Questo sarà l'ultimo affare poco pulito di tuo fratello, io te lo giuro. Tu non interessi a Isaiah, magari. Questo è così evidente. Se no, non ti avrebbe coinvolto in questa avventura. Tu non lo sai, ma noi due ci sposeremo. E tu? Vivi seguendo questa illusione. Oh mio Dio, ti consiglio di scendere dalle nuvole, magari, perché non ti sposerà, non lo farà mai. Isaiah non ama nessuno. O meglio, se c'è qualcuno che lo interessa veramente è Rosa Barrios, e non tu, no. Ma non fare quella faccia, perché è la verità. E se non te ne sei resa conto, sei completamente cieca. Senti, magari, ora me ne vado. Non voglio più saperne dei vostri sporchi traffici. E non venite più a cercarmi. Lasciatemi in pace. Ora arrangiati da sola.